evidentemente anche per quanto riguarda le spiagge tarantine esistono spiagge di serie A e spiagge di serie B. Siamo a San Vito, mi trovo precisamente in zona Porticciolo, al Porticciolo, e mi domando come mai Lido Bruno, Viale del Tramonto, seppure dopo molte insistenze vengono pulite, e invece qui al Porticciolo regna l'abbandono, il degrado, la sporcizia. Guardate qui una situazione che si è stratificata da decine e decine di giorni, ci sono certamente gli incivili che sporcano, ma non è possibile che Clima, Ambiente, AMIU non intervenga e non tolga, non rimuova questa situazione di scempio in cui c'è di tutto, non solo qui, guardate anche lì, vicino alla battigia delle bottiglie, e poi come al solito vedete la Posidonia appunto che giace lì, delle biomasse marine che stanno lì e che evidentemente non vengono rimosse secondo quella che è la procedura disposta dalle normative. Certamente chi ha questo pezzetto, questo angolo favoloso, guardate che meraviglia, è uno dei pochi tratti di spiaggia libera aperta a tutti, a chi non può spendere, guardate, si deve trovare nella merda, perché questa, guardate, è merda, guardate la merda qui, e guardate lungo la battigia, dicevo, tutte le biomasse marine che non vengono trattate dall'amministrazione comunale così come dovrebbero. Ma non è solo, dicevo, questione di Posidonia, che tutto sommato è un fatto naturale, ma guardate anche qui al di sotto della staccionata, vedete anche erbaccia e quant'altro, qualcosa di incredibile. Ed è ovvio che in tutta questa situazione, guardate lì per esempio le bottiglie, bottiglie di plastica, lo ribadiamo, colpevolizziamo gravemente gli incivili, ma non è possibile che un'amministrazione comunale non intervenga. Un angolo baciato dalla natura, guardate che tramonto fantastico, io mi innamoro, e non meritiamo, non meritano i bagnanti gli schiaffi che l'incapacità amministrativa, l'inerzia amministrativa di Rinaldo Menucci e compagni appunto producono. Un tratto, un misero, un piccolo tratto in cui si può andare a prendere il sole, a fare il bagno gratuitamente? No, dobbiamo stare nella merda. Ringraziate il sindaco Menucci.